Quest'opera si trova alla National Gallery di Berlino e ha come tema centrale la meditazione sul rapporto tra uomo e natura. In essa il concetto di sublime viene meno e ci si concentra sul tema della morte. Infatti, in basso, troviamo un corteo funebre formato da monaci e frati che trasportano la bara di un confratello morto verso una rovina, elemento molto importante nel romanticismo che richiama il tempo passato e la storia. La rovina in questione è quella dell'abbazia di Eldena Greifswald, che cadde in abbandono dopo la riforma protestante e che fu danneggiata durante il dominio svedese dopo la guerra dei Trent'anni. Quando questo territorio poi fu sotto il controllo dei francesi, le pietre dell'abbazia vennero utilizzate per altre chiese. Il tema della morte è presente in diversi elementi, prima di tutto. Assume questo significato negativo il corteo funebre con la bara, la fossa e le croci rappresentate, la rovina dell'abbazia, le querce scheletriche prive di vegetazione. La morte non riguarda quindi solo l'uomo, ma anche tutti gli edifici da lui realizzati, che sono destinati a sgretolarsi con il tempo. La natura infatti prende il sopravvento sulle rovine, cercando di riappropriarsi dello spazio che gli era stato rubato precedentemente. Il paesaggio rappresentato è molto freddo, tipicamente nordico ed è suddiviso in due parti. La fascia bassa è scura e simboleggia la morte, quella alta invece è luminosa e assume un significato religioso. Anche la rovina dell'abbazia si lega alla cristianità, per il suo stile tipicamente gotico, con uno slancio verticale. Infatti, la porta che viene attraversata dal corteo funebre rappresenta il passaggio dalla vita terrena a quella ultraterrena. Oggi l'abbazia di Eldena è stata restaurata ed è un richiamo turistico dove si organizzano anche incontri culturali.